Carissimi amici e amiche, buongiorno a tutti. C'è una splendida giornata di sole oggi, molto molto bella. Ma oggi non vi parlerò del sole, vi parlerò dell'udienza che c'è stata a Marsala a carica dell'ex PM Maria Angioni nell'ambito del processo contro di lei per false dichiarazioni al pubblico ministero. Ovviamente ciò richiama ed è strettamente connessa alla vicenda di Denise Pipitone, come saprete, perché Maria Angioni per un periodo è stata la PM di questa triste vicenda. Ora, avrei anche potuto non farlo questo video, perché poi alla fine non è che ci siano state grosse novità. Diciamo, si è giocato un po' sull'equivoco per vedere relativamente a uno dei capi di imputazione se fosse stato vero che ad un certo punto la ex PM avesse tolto, diciamo, le indagini al commissariato di polizia di allora, in quanto insomma ci stavano questi dubbi sulla scarsa collaborazione, eccetera, eccetera. E il PM ha contestato il fatto che la dichiarazione della dottoressa sarebbe stata che già dal novembre 2004 lei non avesse più dato deleghe di indagine, e invece il luogotenente dei carabinieri Antonio Colucci ha detto no. Almeno fino ad aprile le deleghe al commissariato sono state date, ma poi la dottoressa ha avuto modo di precisare anche tramite i social che in effetti è soltanto un equivoco, perché lei ha sempre dichiarato che ha dato alcune deleghe e ha cessato. Riguardo le intercettazioni, la delega sulle intercettazioni l'ha cessata a maggio del 2005, passando quindi ad avere poi da quella data, cioè dal maggio 2005, una più stretta collaborazione con i carabinieri, pur continuando a dare, dice lei, qualcosina, cioè qualche piccola delega ancora al commissariato di polizia, perché saprete che per tenere buoni certi equilibri, voglio dire, perché nemmeno poi sarebbe stato comprensibile togliere tutto e subito, quindi insomma per cercare un po' di mantenere un certo equilibrio istituzionale. Quindi diciamo che si parla un po' di aspetti secondari, e quindi proprio per insomma sottolineare questo, che la dottoressa Angioni posta sul suo profilo Facebook delle belle immagini sia di Mazara del Vallo, che è una città poi alla fine stupenda, anche con molto storica, con musei, insomma è una città storica, una città ricca di arte, di tradizioni, e come pure Marsala sede del tribunale. Questo, ecco, fa da contraltare a questa triste vicenda una zona particolarmente bella, baciata dal sole, dalla natura, specie in questo periodo di primavera inoltrata, quando si va verso l'estate. Quindi dispiace, ecco, che ci si addentro insomma in queste disquisizioni che al grande pubblico certamente non interessano, che a noi interessa, ecco, interessa novità eventuali sul caso Denise, dove invece è scesa una coltre di silenzio, un velo di silenzio. E dispiace questo, perché ovviamente sono rimaste in poche le voci che si levano per una ripresa delle indagini, una ripresa delle indagini che poi alla fine non è che si vuole uno scoop o si vogliono delle grosse novità.
ci sarebbe da fare un lavoro certosino su quello che già c'è, quindi partendo sempre dal movente, partendo sempre da quei personaggi, partendo sicuramente dalla connivenza che ci stava fra il potere della malavita, il potere, diciamo, anche forse politico e di investigazione. Lì c'è tutto, diciamo, nelle carte processuali, ci stanno tutti, ci stanno centinaia e centinaia di intercettazioni. Bisognerebbe che qualcuno di buona volontà mettesse in ordine, ecco, queste carte, che sono circa 500.000 pagine, vi dico, un lavoro immenso, è come peggio della Divina Commedia, per dire. E questo dispiace perché, ecco, questo pensavo proprio stamattina vedendo questa splendida giornata di sole che c'è fuori, che quel primo settembre era ancora estate, quel primo settembre del 2004, quando è cambiata la vita, diciamo, di questa bambina, della sua famiglia, di tutti coloro che volevano bene a questa bambina e alla sua famiglia. Ed è incredibile che in questo stato di diritto, in questa nazione, ci si debba rassegnare a pensare che in un paese, sì, grande, ma non una metropoli, insomma un grosso paese dove tutti sanno di tutti, dove ci sta questo controllo casa per casa, vicolo per vicolo, via per via, sparisce una bambina di 4 anni e nessuno dice niente. Tante voci, tante illazioni, nessuno fa un passo avanti. Allora, ecco, quando la procura di Marsala dice novità ci saranno soltanto se qualcuno alla fine si alzerà e andrà a confessare, andrà a dire delle grosse novità vere, allora noi dobbiamo soltanto sperare questo, perché parlando sempre delle solite cose, poi alla fine insomma non se ne trae nessun giovamento. Quindi questo è stato il contenuto, se vogliamo anche molto poco rilevante, dell'udienza contro la dottoressa Angioni. Quindi ecco, questo, vi do questa testimonianza, e con la mia speranza che grazie anche all'aiuto della dottoressa, insomma alla buona volontà di chi ha in mano queste carte, di chi ha sempre condotto questa indagine, si possa fare un passo avanti, si possa avere una svolta, perché nonostante il tempo che passa è una cosa molto grave questa che è accaduta, e non può rimanere silente, non può rimanere come una macchia indelebile nello stato di diritto in questa nazione, che in questi territori soprattutto così belli, che ha postato, secondo le foto che ha postato la dottoressa, così bello, così storico, ma questa macchia indelebile rischia di gettare un'ombra su questa zona che non sarà facile da cancellare. Quindi, nella speranza sempre che ci alimenta, io vi do un caloroso abbraccio e un buon fine settimana a tutti quanti voi. Ciao!